un puzzle, un builder game, un'esperienza meditativa e rilassante, un viaggio tra mondi fantastici abitati da spiriti della terra, una sfida capace di adattarsi a ogni tipo di giocatore, dal fanatico del ragionamento a colui che vuole godersi panorami mozzafiato creando un mondo dopo l'altro. È difficile spiegare cos'è e a quale categoria appartiene, ma è invece facile innamorarsi di questo gioco creato in Unreal Engine da Mike TV, disponibile su Steam dal 24 maggio. Seguimi in questo incredibile viaggio nel quale ti farò scoprire Shore of Lochi. Shore of Lochi non è solo un gioco, ma un'esperienza dalle meccaniche semplici, un gameplay che è sempre uguale ma immerso in un'incredibile diversità di scenari e indovinelli da risolvere. Dalla grafica incantevole e ricca di colori, effetti particellari, luci e ombre ben curate, che può farti sentire piccolo e al tempo stesso un gigante, che ti fa creare mondi con le tue mani mettendone insieme i pezzi e che ti fa viaggiare. Shore of Lochi viene descritto dal suo creatore come un puzzle game dalla narrativa semplice. Sei un'entità non definita, che si interroga sul suo ruolo nell'universo. Per trovare la tua risposta viaggerai tra mondi abitati da strani esseri umanoidi che abitano e condividono piccoli villaggi insieme ai giganti. Il tuo compito è quello di ricostruire i loro villaggi, rimettendone insieme i vari pezzi, incastrandoli tra loro fino a completare l'intero mondo. La meccanica di gioco è tanto semplice quanto buona. Devi prendere due pezzi per volta, esaminarli per capire come incastrarli tra loro e via via aggiungere ulteriori pezzi fino a che li avrai assemblati tutti. Quando avrai ricostruito l'intero mondo, un gigante ti darà l'accesso a quello successivo. La risoluzione dei puzzle può essere frustrante, impegnativa, cervellotica oppure rilassante, meditativa e guidata per farti godere il paesaggio con i suoi bellissimi scenari, animazioni e colori. Dipende tutto da te e dal livello di sfida che vuoi affrontare. Se vuoi un puzzle puro nel quale i risultati sono frutto del tuo ingegno, puoi procedere rimontando i mondi senza alcun aiuto. Se invece vuoi ricostruire i mondi rilassandoti e liberarti dallo stress, puoi usare un suggerimento tutte le volte che vuoi, senza limite di utilizzi o tempo. L'utilizzo sregolato dei suggerimenti, tuttavia, farà sì che Shore of Lochi si completi in circa 2 ore di tempo, risultando troppo facile. Anche il voler procedere senza aiuti, dapprima possibile, anche sforzandosi un po', successivamente diventa eccessivamente difficile e impegnativo. E ciò potrebbe bloccarti per così tanto tempo da far diventare questo gioco uno stress più che un piacere. Devi quindi trovare il tuo giusto equilibrio tra procedere usando il tuo intelletto e qualche suggerimento di tanto in tanto per non rovinare troppo quello che è lo scopo di questo gioco: farti ragionare, divertendoti e rilassandoti. Shore of Lochi è un viaggio mistico che ti fa conoscere capacità o limiti che non sapevi di avere e metterà alla prova il tuo intelletto, la tua pazienza e la voglia di scoprire. E qualsiasi strada tu decida di prendere ti sorprenderà. Shore of Lochi si aggiudica 5 stelle su 5, entrando a far parte di quei giochi da possedere nella propria libreria.